del segnale. Grazie a te per le parole, per la particolare sigla che avete voluto dedicare. Allora, intanto vediamo di che vi parlo. Questa frase che veniva citata, che è scritta nel mio libro, che è una cosa nella quale io credo, come dire, profondamente, per la semplice ragione che, come tutto il libro, insomma, la peculiarità di questo libro è che ricostruisce un pezzo di storia, indubbiamente, del Novecento italiano. E la peculiarità è che l'ha scritto uno che con la storia sarebbe vissuta, noi siamo abituati a leggere libri di storia, anche libri da giornalisti, da giornalisti documentati, che ci illustra personaggio, un certo periodo, alcuni eventi, e lo fanno persone che si sono documentate, insomma. Io invece non dovevo fare altro che scavare la mia memoria, insomma, mi rendo conto che questa è anche la ragione per cui venivo molto sollecitato a scrivere questo libro, da amici, da conoscenti, da persone che allora condivisero questa indubbia battaglia, insomma, un termine che non mi piace quando si parla di attività di magistrati, però poi quella alla fine è stata. Perché scrivo questa frase? Che ha una sua grande attualità, non c'è dubbio. Perché? E lo ricostruisco, credo, con abbastanza molto precisione. Non c'è dubbio che, spendo due parole in più se non si capisce il senso, noi ci siamo ritrovati, cioè tu Antimafia è nato casualmente, questo gruppo di lavoro che poi ha segnato indubbiamente, perché dai, rivendico per me i meriti più piccoli, se volete non ne rivendico nessuno, però non c'è dubbio che ha segnato una svolta veramente epocale nella risposta, diciamo, giudiziaria dello Stato nei confronti della mafia. Fidatevi di me, sino all'inizio degli anni 80, fine anni 70, in Sicilia c'era chi dubitava sull'esistenza della mafia. Prima può essere, insomma, altro dei criminali, come in tutte le parti del mondo ci sono. Ma l'idea di cosa fosse questa organizzazione criminale, che poi non è soltanto un'organizzazione criminale, ma di questo ne parliamo magari dopo, non l'aveva nessuno. Ai primi anni 80 questo gruppo di magistrati, tutti gli ultimi arrivati, eravamo anche divertente quasi questa cosa, perché Falcone era arrivato da poco da Trapani, aveva fatto molti anni la sua carriera a Trapani, Borsellino l'aveva fatto come me il pretore in un comune vicino a Palermo. Ci siamo ritrovati, e indubbiamente questo va detto, perché la storia deve rendere, come dire, i fatti per quelli che sono stati, insomma. Il motore di questa automobile, io feci una volta questo paragone e lo ritengo ancora oggi significativo, il motore di questa automobile, una Antimafia era un'automobile dove ci voleva il volante, lo stretto, il freno, la frizione, il cambio, il motore era Falcone. Perché lui si inventò questo nuovo modo, diciamo, di usare. Questo problema è allora ci dobbiamo fare una riflessione. Vi racconto una cosa divertente, premessa, noi in aereo non prendevamo mai i posti accanto, perché lui si incazzava, che lui prendeva la carta, studiava la carta pure in aereo. Allora io, essendo seduto accanto, io dicevo, senti Giovanni, mi dà la mia, lo scherzo di me, che lui diceva a Cecchini un posto in mezzo, non ci metta accanto. Però io ci arrivavo lo stesso, non sapevo se non piccolo. Dico, senti, una cosa, ma allora dobbiamo parlarne, perché vedi, noi abbiamo con il lavoro un approccio geneticamente diverso. In che senso? Ecco, tu mi hai raccontato, io so parlo, non l'ho mai conosciuto perché era morto molti anni prima che noi ci conoscessi. Tu mi hai sempre raccontato che tuo padre era un chimico, era direttore dello stabilimento, del laboratorio, scusate, chimico, credo della provincia di Palermo. E tu mi hai raccontato sempre che tuo padre si vantava di non essere mai entrato in un bar a prendere un caffè. Casa, ufficio, ufficio, casa. Grande lavoratore, che era anche studioso. Dico, uno che ha avuto un esempio del genere, mi pare normale, non faccia altro che lavorare. Perché la differenza genetica? Perché io ti vorrei comunicare che a casa mia non ho mai visto lavorare nessuno. È vero. Io rappresento, e gli dissi con orgoglio, che in parte è vero, in parte è vero, in parte no, ma la prima generazione agliara che si è messa a lavorare. Quindi tu devi capire la differenza di approccio. Secondo me, un'ora del mio lavoro vale almeno due del tuo, volendo fare una proporzione. Quindi faccio una regolata, voi pensate che era madre, lo sto scherzando, era arrivato a un certo punto,
che quando lui mi mandava i fascicoli per le mie richieste, cioè quando il giudice struttura si rivolgeva al pubblico ministero, ormai poi stavano con carrelli. Cioè, scordatevi i fascicoli processuali che siamo abituati a vedere in tribunale. Cioè, arrivava il commesso con carrelli, con montagne di carrelli. Quindi non si incazzava pure. Succedeva molto ogni tanto, era abituale. Quindi io cercavo in qualche maniera di tamponare questa libera corruzione. E naturalmente lui mi dice, guarda, io ne prendo atto, hai le tue ragioni, però ti comunico ufficialmente che non me ne può fottere più. La sinistra, che empiva i nostri cuori di giovani a quell'epoca, ma oggi certamente non c'è giovane che non si renda conto che il tempo è maturato, ma senza dare speranza di un migliore futuro. Purtroppo è così. Io devo dire che su questo sono un po', al momento del voto non si può troppo tardi. Io sapevo che lui era molto di destra. Perché? No, ma vedi che divertente la motivazione, perché io sono un monarchico. Ce l'hai visto mai un monarchico che vota per un repubblicano? No, hai ragione. Basta, si fa la serata, arrivano le elezioni, io vengo eletto, dopo pochi giorni dopo, mettiamo si votava domenica e lunedì, che ci sono andato giovedì, va a Palazzo di Giustizia per andare a salutare gli amici miei che avevo lì, prima di iniziare questa nuova esperienza parlamentare, naturalmente tra i primi, adesso non mi ricordo, ma sicuramente tra i primi vado a Borsellino, entro alla sua stanza, non avevo certamente bisogno di farmi annunciare, lui mi vede con la coda dell'occhio e si mette tutto ben sotto, ciao ciao. In maniera tale che mi dovessi chiedere parola che è, non sto bene. Dì, ma oggi non ho dolori, è un malessere che ci ho detto. Dì, ma io ho caduto nello scherzo, ma ci sarebbe caduto qualunque, chiunque di voi. Dico, ma da quanto tempo? Guarda, la domenica. Io sto male da domenica mattina. E che è successo? Hai mangiato qualche cosa? No, ne sono andato a volare. Io ancora non capivo, cioè nel momento in cui avevo la scheda aperta, stavo facendo il segno sul simbolo su cui da quando ho cominciato a votare ho sempre fatto lì, tu lo sai, e dico che succede, lo sai cosa vado a pensare, proprio un attimo prima, che cosa vai a pensare? Vado a pensare, e se alla Iala per essere eletto dovesse mancare di nuovo? E ci ho votato, ma non ci sono ancora. Invece Falcone, la cosa divertente è Falcone è la requisitoria del maxi processo. Loro erano tutti istruttori, facevamo un mestiere diverso, si integravano. Per cui loro al maxi processo non mettevano piede, perché loro istruttori l'avevano già fatto, però ormai erano fuori gioco. Quando arrivano a requisitoria del pubblico ministero, che era, insomma, si tiravano le somme in fondo del loro lavoro, erano curiosissimi, però non potevano venire naturalmente.